È stata presentata presso Palazzo Bevilacqua Coringa una nuova associazione che si occupa di sviluppare e promuovere cammini, soprattutto quelli legati alla tradizione templare. Si tratta della Wise Path APS, che vanta già diversi iscritti tra appassionati di storia e amanti delle passeggiate. Alla presenza del presidente regionale dell'Umpli, dei direttori delle sezioni di Limbadia e di Vibo Valentia dell'Accademia Templare, con il rettore nazionale collegato in teleconferenza, la presidente dell'associazione Pina Ielapi e il segretario esecutivo Claudio Stagnanò hanno illustrato gli scopi di questo nuovo organismo e soprattutto i luoghi che la Wise Path ha intenzione di promuovere e far conoscere, grazie anche alla collaborazione di altri organismi presenti nei territori interessati da questi percorsi storico-ambientalistici. Nasce questa associazione voluta fortemente dal gruppo dei templari che ci sono qua in Calabria, legati alla Commenda Christi Militis di Vibo Valentia. Grazie a degli studi portati avanti da un nostro componente della Commenda, Maurizio Bonanno, stiamo portando avanti l'idea del cammino dei templari in Calabria, anche perché ci sono dei siti molto importanti che non sono stati mai messi in vista e che possono portare luce alla nostra bella terra. E tutto nasce dall'idea di far riscoprire o scoprire, per chi non ha mai avuto queste conoscenze, i percorsi che i cavalieri templari intraprendevano nell'andare nelle crociate o viceversa al rientro dalle crociate, che sostavano qua in Calabria. Chi può aderire a questa associazione? Possono aderire chiunque, purché abbiano delle qualità psico-attitudinali e psicofisiche per poter fare questi percorsi, o amatoriali, persone che fanno già parte di altre associazioni di camminatori, che conoscono bene come muoversi nei tracciati, anche se noi abbiamo cercato di creare un circuito dove sia possibile sia fare una passeggiata turistica e quindi vedere, diciamo, la natura direttamente, oppure zone ciclabili o percorribili con mezzi di trasporto, per poter far fruire anche nella possibilità del trasporto dei disabili.